Rosy c'è, Rosy c'è, Rosy c'è e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi racconteremo la storia di un eroe di guerra che è stato un grandissimo pilota. Si chiama Robert Benoit, è stato un pilota francese, è francese, era, come avete capito, che purtroppo era entrato in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. E il resto non vi dico nulla perché adesso lo scoprirete. Spero tanto che vi interessi. Robert Benoit nasce il 20 marzo 1895 ad Avranches, Francia. Il figlio del guardacaccia della famiglia Rothschild entra nella fantiera dell'esercito francese allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Prende il brevetto di volo nel 1915 e diventa primo pilota di aerei da ricognizione, in seguito da caccia e poi istruttore. Terminato il conflitto, Benoit entra nella Démarquerie come collaudatore nel 1921. Si aggiudica la prima edizione della Parigi-Nizza, trasferendosi dalla Samson. Conquista il Bol d'Or nel 1923. Nel 1924 Robert Benoit viene chiamato dalla Delage e l'anno seguente vince, in coppia con Albert Thiebaud, il Gran Premio di Francia. Il suo anno migliore è il 1927, regala a Delage il Mondiale Costruttori, vincendo tutte le gare disputate, Francia, Spagna, Gran Bretagna, esaltando come tutti i piloti europei la prima tappa del campionato a Indianapolis. Tra i migliori successi, minori segnaliamo quello di Montlhéry. Il 1928 è l'anno dell'addio alle corse della Delage. Robert Benoit trova prima un sedile alla Bugatti e l'anno successivo si aggiudica, indovinate un po', la 24 ore di Le Mans con un Alfa Romeo S6C 1750 SS in coppia con il nostro Attilio Marinoni, ritiratosi ufficialmente alle corse. Alla fine degli anni 20 torna nel 1935 e porta a casa il Gran Premio di Piccardia con la Bugatti. 2 anni più tardi conquista di nuovo la 24 ore di Le Mans, stavolta però insieme al francese Jean-Pierre Vigneault. Appende definitivamente al casco al chiodo, il casco al chiodo, e diventa responsabile della squadra corse della casa Transalpina. Nel 1940 la Germania occupa la Francia. Robert Benoit scappa dal Regno Unito ed entra nel SOE, Special Operation Executive, come agente segreto. Dopo 4 anni di missioni sul territorio transalpino per aiutare la resistenza francese, purtroppo quello che successe fu inevitabile. Viene arrestato dai nazisti il 18 giugno 1944 e viene portato insieme agli ebrei nel campo di concentramento di Buchenwald. Qui purtroppo morirà il 9 settembre 1944. Insomma, è stata la storia di un eroe di guerra, un grandissimo pilota che ha sacrificato la sua vita per salvare tutti gli altri, ma purtroppo la sua vita, come abbiamo appena sentito, è finita tragicamente in un campo di sterminio. Ok, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e condividetelo. Ok, salve a tutti ragazzi, ciao!